In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, IPL, Istituto Professionale Edile CPTO di Bologna, ha organizzato il convegno L'impatto personale e sociale dell'insicurezza sul lavoro, in collaborazione con AUSL, Ispettorato Territoriale, INAIL e ANMIL. L'evento, che già dal titolo riporta un chiaro gioco di parole, ha voluto parlare al cuore di tutti, lavoratori edili, giovani in formazione e tecnici, sviluppando riflessioni profonde e personali sulle gravi conseguenze individuali, familiari e sociali dell'insicurezza sul lavoro, anche attraverso il racconto diretto di chi ha subito infortunio. Non è cascato Luca da quel ponteggio, è cascato quel ponteggio. Questa non è una foto presa su internet, eh? È quel ponteggio. Abbiamo montato un'azienda che ha omesso determinate accorgimenti, tavole per materie, reti, ancoraggi. I sogni di quel ragazzo di 20 anni si sono sgretolati a terra con il suo cuore. E tutto finisce, e tutto deve riniziare. Non ho parlato solo di sicurezza o di prevenzione, ma ho parlato di vita. Il concetto fondamentale da far passare anche ai ragazzi è che devono volersi bene e devono voler bene agli affetti che hanno vicino. Nella vita c'è una parola che a me colpisce particolarmente, che è il coraggio. Stamattina gli organizzatori di questo incontro, convegno, congresso, chiamatelo come volete, hanno utilizzato questa parola e l'hanno messa in pratica, perché hanno invitato come relatore una persona che vive una situazione particolare. Chi per un incidente, in questo caso sul lavoro, si è ricreato una vita, porta la testimonianza di quello che non dovrebbe succedere, però è successo, e da quella sofferenza ne viene fuori una forza. A una persona gli rimarrà in testa questa giornata o quello che vi ha raccontato Luca, e io ho già vinto.